ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e oggi con un nuovo format, cioè WASC, che sarebbe un gioco di parole tra WhatsApp Economy, Ask, WASC, no, dove appunto mi fate delle domande e io rispondo. E dove farmele queste domande? Beh, su Instagram. Mi seguite su Instagram? Non mi seguite? Dovete seguirmi perché anche lì faccio divulgazione economica, dove tratto temi interessanti e potete partecipare a questo format. Ma iniziamo senza indugi. Prima domanda: stagflazione o recessione? Beh, questo è un argomento di cui si è discusso molto, soprattutto nell'ultimo anno, dove i rischi e le paure per una stagflazione si sono fatti sempre più impellenti. Ecco, al momento però ancora quello della stagflazione rimane il problema più grande per un'economia globale, ma ancora quello più lontano. Infatti in questo momento ancora è scorretto parlare di stagflazione, bensì di un'economia che sta subendo un alto livello di inflazione e che sta pian piano rallentando la sua crescita, ma comunque sta crescendo. E quindi dobbiamo fare le dovute differenze tra stagflazione e recessione, comunque rallentamento. Ecco, per il momento siamo ancora in questa ipotesi di rallentamento dell'economia. Un rischio stagflazione potrebbe arrivare se la guerra raggiungerà un nuovo escalation e le materie prime aumenteranno ancora il loro prezzo. Beh, a quel punto i problemi di un'eventuale stagflazione potrebbero essere più sostanziosi. Però ecco, ancora parlare di stagflazione è abbastanza prematuro. Vi ho risposto? Spero di sì. Quanto rischia l'Italia a non fare le riforme? Rischia il fatto di rimanere ancora indietro come fanalino di coda all'interno delle economie europee. Di certo al momento non rischia un default o il disastro vero e proprio. Man mano diventerà sempre più la Grecia rispetto alla Germania, se effettivamente non si muove a fare queste riforme. Quindi sono importanti per ritornare a crescere, ritornare tra i paesi più sviluppati all'interno dell'Unione Europea, però non rischia comunque attualmente un eventuale default come il 2011. A meno che la situazione si evolverà, i tassi di interesse aumenteranno più del previsto e in conseguenza anche il debito pubblico potrebbe diventare più insostenibile. A quel punto sicuramente la situazione per l'Italia non si metterà benissimo. Però diciamo che la situazione in questo momento è che l'Italia deve fare riforme per ritornare a crescere e non per evitare il default, perché diciamo che pian piano l'Italia sta andando verso un declino, non verso una catastrofe, ecco. Arriviamo a un'altra domanda: perché i Bitcoin stanno scendendo così tanto? Ora, nelle ultime settimane abbiamo avuto un grande tonfo di tutte le criptovalute che in realtà stavano subendo un suo ritracciamento già dalla fine dell'anno scorso almeno. Perché tutto questo? Beh, per una serie di motivi. Innanzitutto, a quanto pare c'è una correlazione con il Nasdaq e quindi in realtà segue un andamento molto vicino a un mercato finanziario molto importante per l'America, ma in realtà per tutto il mondo. Questo perché appunto si tratta di un mercato, quello azionario, cioè il Nasdaq, e quello delle criptovalute, che ha delle grandi prospettive di crescita, ma che in realtà si tratta anche di un andamento abbastanza volatile per la sua natura di novità e innovazione. Dall'altra parte stiamo vivendo un momento molto difficile da un punto di vista economico. E cosa succede? Succede che gli investitori, come anche le persone, cercano dei rendimenti più sicuri, oppure appunto cercano di preservare il proprio patrimonio e di conseguenza tolgono le proprie ricchezze da degli asset magari meno rischiosi e più volatili, proprio come sono ad esempio le criptovalute. E per questo c'è ad esempio un ritracciamento, uno spostamento delle risorse da asset meno sicuri ma con più probabilità di crescita a degli asset più garantiti, come ad esempio i titoli di Stato, oppure le obbligazioni con l'aumento dei tassi di interesse, oppure verso un mercato come quello ad esempio europeo, che per sua natura è un po' più stabile nella sua crescita e meno volatile. E di conseguenza ovviamente ci sono tutti questi ritracciamenti anche delle criptovalute. Tra l'altro tutta questa grande volatilità all'interno delle criptovalute deriva anche dal fatto della modalità di negoziazione delle criptovalute, fatte molto spesso a leva, cioè sotto debito, e quindi una volta che ci sono dei ritracciamenti delle criptovalute, questi ritracciamenti vengono esponenzialmente incrementati sostanzialmente,
per via degli indebitamenti che devono essere coperti, e quindi questo crea ulteriori perdite che provocano appunto queste grandi questo grande sanguinamento del valore di queste criptovalute. Quindi un aumento dei tassi di interesse delle banche centrali, un'economia che sta avendo difficoltà e delle persone preoccupate e in cerca di asset più sicuri non fanno nient'altro che appunto far scappare le persone e gli investitori da queste criptovalute, e di conseguenza vediamo il valore del Bitcoin e delle altre criptovalute che è sceso di tanto in quest'ultimo periodo. E quindi è uno scoppio di una bolla? Non lo so sinceramente, perché in realtà il successo del Bitcoin deriva proprio dal fatto di un contesto macroeconomico che magari non offriva dei rendimenti grandiosi, e quindi le persone andavano a ricercare questi rendimenti in degli asset più rischiosi, più volatili, con magari anche maggiori rendimenti. Però una volta che le condizioni macroeconomiche sono cambiate, di conseguenza è cambiato anche il mercato delle criptovalute. Più o meno è successo questo. Caos banche centrali. Ora, per le prossime volte vi consiglio di essere il più possibile precisi nelle vostre domande, in modo tale che possa rispondere in maniera precisa. Ma a parte ciò, cerco di dare un'interpretazione a questa domanda, perché c'è qualcosa di interessante da dire sulle banche centrali. Infatti sappiamo che sia la Fed che la BOE, cioè la Bank of England, stanno aumentando i loro tassi di interesse, e la BCE in realtà è un po' indietro riguardo questo processo. Cosa sta succedendo? Stiamo vivendo per l'appunto un periodo di inflazione anche piuttosto elevata rispetto agli standard degli ultimi 20 anni, e quindi le banche centrali aumentano i tassi di interesse per cercare di ridurre questa inflazione. In realtà all'interno del mondo accademico c'è molto dibattito riguardo appunto le operazioni di queste banche centrali, perché se da un lato sì, è vero, stiamo vivendo un momento di inflazione, ma per quale motivo lo stiamo vivendo? Per via degli aumenti delle materie prime, oppure del costo del gas, eccetera, eccetera. Questo soprattutto in Europa. Negli Stati Uniti anche per un'economia che sta accelerando troppo. Tant'è, all'interno dell'accademia, diciamo, dei ricercatori, in realtà hanno diversi dubbi sul fatto che le banche centrali possano diminuire il tasso di inflazione senza incorrere in una recessione. Perché, come abbiamo visto, l'inflazione deriva dal costo delle materie prime e dal costo del gas, eccetera, eccetera, quindi derivante dall'offerta all'interno dell'economia. E all'interno dell'offerta, in realtà, le banche centrali hanno poco potere di intervenire attraverso una loro politica monetaria. E di conseguenza, appunto, ci sono questi dubbi sul fatto quanto sia efficace questa politica monetaria introdotta dalle banche centrali nel mondo nel cercare di combattere l'inflazione. E si stanno domandando anche se siano intervenute troppo tardi. Infatti all'interno del 2021, che in realtà è lì dove nasce il problema, è stato posticipato la risoluzione dicendo che l'inflazione fosse transitoria, e invece abbiamo visto che in realtà non è poi così tanto transitoria, e stanno intervenendo solo adesso in maniera anche abbastanza massiccia. E quindi c'è il rischio, c'è la preoccupazione che questi interventi, invece di risolvere l'inflazione mantenendo un'economia in crescita, possano generare una recessione che appunto potrebbe anche diminuire l'inflazione, ma genererebbe appunto una recessione, che è un problema che non vogliamo che accada. E quindi insomma c'è questo contesto e c'è questo dibattito all'interno della comunità scientifica, che spero di avervi un po' spiegato, che è interessante anche conoscere. Ultima domanda, ma se il format vi piace potete scriverlo nei commenti e io lo ripropongo, in modo tale che se avete ulteriori domande oppure alcune domande che avete fatto su Instagram non le ho riprese adesso, avrete altre occasioni. E quindi andiamo verso l'ultima domanda: le conseguenze economiche post guerra. È una domanda molto interessante e un po' una domanda da 100 milioni di dollari. Perché? Perché in realtà non sappiamo quando finirà la guerra. È un contesto molto difficile e molto precario, per cui non sappiamo realmente quando possa finire, se finirà questa guerra, perché alcuni speculano anche su un'eventuale escalation della guerra. Ecco. Però immaginiamo che magari verso la fine dell'anno possa finire questa guerra. Cosa succede? Beh, dipende molto dalla situazione geopolitica, se ad esempio Putin rimarrà al potere, oppure ancora se l'Ucraina diventerà libera, eccetera, eccetera. Dipende anche dagli accordi della fine della guerra. Il punto qual è? Il punto è sostanzialmente soprattutto evitare che nasca
che nascano due blocchi all'interno dell'economia globale, quindi ritirarsi dalla globalizzazione. Questo non lo dico perché sono uno turbocapitalista che vuole spingere la globalizzazione al limite, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dico perché, nonostante tutte le criticità e i limiti della globalizzazione, negli ultimi 20-30 anni questa grande crescita economica di cui abbiamo beneficiato, ed è sempre bene ricordarcelo, derivano soprattutto dalla globalizzazione. Ora, farne a meno di questa globalizzazione comporta una serie di problematiche all'interno dell'economia, una serie di cambiamenti di assetti macroeconomici che ovviamente hanno delle conseguenze anche piuttosto pesanti all'interno dell'economia. Vi lascio in descrizione un link che ne parla. Potremmo subire delle sostanziose perdite strutturali di lungo periodo all'interno della crescita economica se effettivamente la Russia e la Cina prendono il loro blocco economico mentre i paesi della NATO prendono un altro blocco economico e questi due blocchi non comunicano più a livello commerciale ed economico. Ci sarebbe un grande ricollocamento degli asset economici una volta nato questo blocco, perché molte dell'economia dipende dal commercio cinese, che dovremmo averne, non avremmo più la disponibilità, e quindi ci sarà un grande impatto iniziale e poi comunque nel lungo periodo ci sarebbe una grande ripercussione anche a livello strutturale. Però diciamo che questo è il caso limite da un punto di vista economico, che appunto non vorremmo che si verificasse, cioè la creazione di due blocchi, una nuova cortina di ferro praticamente. Ovviamente questo è il caso limite, come vi ho detto, dall'altra parte ci sono tutta una serie innumerevole di scenari e di sfumature che potrebbero verificarsi, fino ad esempio al scenario più, diciamo, più positivo, e cioè di nuovo una cessazione della guerra, magari un Putin che non è più al governo, non è più al potere, e quindi un riallacciamento dei rapporti sia istituzionali ma anche commerciali con la Russia, e quindi diciamo ritornare al periodo precedente. Spero di avervi risposto, ringrazio gli abbonati, tra l'altro c'è una nuova modalità di abbonamento che ho iniziato, con soli 3 euro ci sono tutta una serie di vantaggi, dal gruppo Telegram a una nuova newsletter che si chiama The Speech, dove vi do un sacco di informazioni nuove e Insight, ha tutta una serie di vantaggi, insomma se volete supportarmi c'è questo nuovo modo. Ringrazio gli attuali supporter e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!